I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Questa era la mia era la preferita dei miei figli, questa forse perché era l'anno che le vedevano, il primo anno. È bella questa. Salutiamo Cremonini che sarà anche contento perché cosa? Ah, il Bologna. No, cioè il Bologna sta giocando molto bene, a parte ieri, vabbè, la Coppa Italia che hanno vinto, oh, pensate ai supplementari con l'Inter che comunque era più forte di tutte. Ai supplementari hanno preso una pera e tu dici vabbè, è finita, sei anche una squadra più piccola rispetto all'Inter, così invece bam 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 2-1. Ma soprattutto in campionato, bravo. Poi Bologna è sempre bella. Io non so perché noi ce l'abbiamo. Ma è una cosa mia? Ma che è? Che caos? Ma è una cosa mia o è di tutti, o di tutti gli italiani che Bologna fa simpatia? Non lo so, a me Bologna mi fa simpatia. Cioè, sì. Ma Bologna non è piccolissima, ma non è neanche. Non lo so, sono simpatici. Io anche nell'ultimo libro, lui, l'ex della moglie, di così. No, il Marcello di Bologna che arriva. L'amico di Maurizio. Marcello che di Bologna che arriva a tavola e in due secondi ha conquistato. Tutti quelli lì che arrivano e fanno tutti simpatici come i rugbisti. A Brescia c'erano i rugbisti, certo, con tutta una serie di ragazze che amavano solo i rugbisti, che sono di solito sono piccoline e amano questi uomini giganti muscolosi. Arrivano, sono simpatici, bevono, ridono, scherzano. Esatto. I valori, il Il terzo tempo, poi non c'è da rompergli. Cioè, sono così grossi che nessuno gli va a rompere i mani. Quindi loro vedono un mondo di bontà. Sì, sono le star di solito delle città di provincia. Quando tu sei grosso, pensi che la gente è più tranquilla, nel mondo. In realtà è tranquilla con te. Perché tu, essendo grosso, nessuno ti viene a rompere. Cioè, capito? Maurizio, quando. Vabbè, insomma, pensa al rugbista di Bologna che strage. Ci sarà un ascoltatore rugbista di Bologna. Rugbista vero, vero, non della domenica. Oh, quelli lì con le orecchie sgarruppate, noi vogliamo. Cavolfiore. Orecchie a cavolfiore. Quelli che fanno le mischie, che c'hanno tutte le orecchie gonfie, che sembrano. Capito? Ma dipende dal ruolo, dai. Dipende dal ruolo, esatto. Io, per esempio, quando giocavo a rugby. Sì, buonanotte. Facendo la fascia, non mi serve essere grosso, bisogna correre veloce. La fascia, quella contenta. Io c'ho la fascia del dottor Gibò. Ve lo ricordate quel manichino nero con tutte le. La gomitiera. Felicità! Evviva! Evviva! Eccola qua! Giudicio! Un'emozione che non si può scrivere. Porta a Babbo Natale quest'anno. Bello è andare dal dentista, per carità. Quando, quando si passa di palo in frasca. C'è la frasca. La frasca dovrebbe essere. La fosca, lo so. Ah, di palo in fosca. Di palo in fosca. Potrebbe essere una rubrica da dare ai ragazzi con cui fai il programma. Mezzo di Stop, tenete la rubrica. Di palo in fosca, vi regaliamo i titoli. Grazie. Ok, ok. Perché questa mattina una mia amica 8:20 mi ha mandato la foto della poltrona del dentista. Ammazza, 8:20, appena sveglio, così è interessante. Va bene, buongiorno ragazzi. Come oggi state? Sei caotico, In inglese all over the place. Sono all over the place. Ragazzi, posso dire una cosa? Io sono cotto, ma non lo posso dire perché c'è gente che lavora davvero e mi dice, ma anche io, però. Ah, cotto di fatica. Pensavo cotto. Guarda che spingo io lì. Quando, come dice il protagonista del mio libro, quando non hai un talento, devi avere un metodo. È una disciplina. Io purtroppo ho solo quelle due cose lì: metodo e disciplina. Sul lavoro, onestamente, non mi faccio mai complimenti, ma sul lavoro lì. Picchio durissimo, c'ho una disciplina che una volta il Dalai Lama mi chiese due cose. Venne a casa mia perché meditammo insieme. Tutto questo passato remoto. Meditammo insieme. Sì. E vide la vita per la prima volta. Lui che viene dal tempio, che si sveglia la mattina, gli portano il tè, gli lavano i piedi, tutto così. Vide la vita normale, la moglie, i bambini, vestiti, mettiti la giacca, mettiti le scarpe. Lui non la vide mai, non l'ebbe mai vista prima. Mi sto incantando così. Sempre più indietro. Indietrissimo. E quindi fu colpito da questa cosa. Lui che si sveglia con calma, con i gong. Lì all'asa. Tutto arancio, tutto bordo. Vista, capito, meravigliosa. Brutto
brutto gong. Che brutto gong. Sembra quello delle, scimmiette, quelle che carichi. Quello è un pelo. È un pelo del pube che si stacca. Questo. Quell'altro è il pelo del pube che si stacca. Sì. Ting. Vabbè, so, quindi lui che mamne kuruna marana shiva. Metti la giacca, metti le scarpe, muoviti, fatti i compiti. E lui dice: come fai ad avere questa pazienza? Maestro. Maestro. Lui a me, maestro. E dico: ma io, pensa che io non sono anche uno dei più agiati. C'è gente che veramente tu, che vai in giro a dire carpe, che cazzo, al tempio saremmo capaci tutti. Con chi ci porta? Va bene. Mi disse questa cosa. L'altra cosa che mi disse, qual era l'altro tema? Non lo so, no, ti ho detto all the place, su tutto il posto. Mi disse, no, stavamo parlando di un'altra cosa, una la pazienza. Non so più. L'altra... Del lavoro. Vai. A un certo punto mi disse: ieri ho firmato, per esempio, in Piazza Duomo, ho firmato 1000 libri. Che vuol dire? Cos'è? Ma ti giuro che 1000 libri, quando tu arrivi a 400, che dicono ce ne sono ancora 600, dici c'è bisogno. 1000 libri, io sto lì, mi concentro sulla respirazione. E lui mi disse: sono un po' stanchino. Mi disse il Dalai Lama. E io dico, è tutta una questione di testa, dai. Io lo chiamo dai. Ah, non esortativo. Sei bello, sai? Dicono, sei bello, dai. Allora ho detto, è tutta una questione di testa, dai. E lui mi dice, no, ma io come fai? Tu stai qua, non guardare. Io dico sempre, dai, non guardare la scala. Tu guarda il gradino, un gradino alla volta. Stai lì con la testa. E lui mi dice... Vieni qua che ti tolgo il pelo dal naso. Esatto, mi ha detto, cioè, ti esce un pelo dal naso, mi ha detto, gli ho detto io a lui, no? Sì. Vieni qua, dai, che te lo tolgo. Che cazzo. Ah, vabbè, senti alle feste. Ma hai assunto delle sostanze. Sì, adesso ve lo dico. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Posso raccontarvi, ragazzi, il momento in cui io ho scoperto questa canzone. Cosa tua, figurati. No, Thailandia, isola Koh Tao. Wow. Koh Tao. Anno. Perché almeno avrò avuto 25 anni, 20, diamo 20 anni fa, 30 anni, dai. Ok. 25 anni. Anni questa 90, è un'isola. Zaino in spalla. Zaino in spalla, solo biglietto di andata si faceva e si chiamava biglietto aperto, certo, certo. Ok? La carta di credito era ancora quella crac crac che te la strasciavano, certo, con una macchinetta, lo so, certo. Comunque Koh Tao è famosa per le immersioni, uh-huh. È bello anche fare snorkel e così, però per le immersioni. Quindi cosa succede? Che chi viene lì poi alla mattina presto salgono su queste barche e vanno. Quindi io non facevo niente e rimanevo da solo praticamente su questa spiaggia. L'ho già raccontata, ma sì, so che ci sono tanti di voi che sono nuovi, venite. Lo sai qui. Quando l'hai raccontata? Al volo della sera. Che bella esperienza. Non facciamo più, va bene, la racconto come il nonno a Natale che racconta la stessa storia della guerra in Africa. Mio nonno mi raccontava sempre quella. Vabbè, comunque, praticamente sono lì, si chiama Simple Life, questo barettino, ristorante, tutto fatto con bambù, cose così, sulla spiaggia. Io stavo così e a un certo punto, ovviamente io facevo colazione e bazooka di marijuana, subito, certo, un cannone. Ma dove si compra? Dicevo, ragazzi, sorry, uno di Bergamo, tra l'altro. Ma dove si prende? Qua là. Devi andare là, al Simple Life. Io arrivo la mattina prestissimo, il primo che si sveglia, e c'è questa signora col bambino in braccio di un neonato che sta allattando. E dicono, no, sarà lei. Ma adesso glielo chiedo, chiama la polizia. Allora io ho detto, si parte sempre con le sigarette. Do you sell cigarette, smoke? E lei mi dà la sigaretta. Dicevo, ma vendi solo qua? E lei senza di niente ha preso il sacchetto da sotto, boom, sto bel $10 di ganja, buonissimo. A $10? A $10, tiravo un sacchettone della coppa così, bello. E a un certo punto, ovviamente, fame chimica, a pranzo, spiaggia. Sai quando c'è le barchette con latte stanno ferme? Certo. Ferme, tutto piatto, un sole pazzesco, un silenzio. Ed è partita questa spooky, che non c'era Spotify, non c'era niente, non c'era Shazam. Quindi sono impazzito di dire, ma come si chiama sta canzone? La signora, ma che ne so. Niente, mi ha detto solo che era lei, che era la Dusty Springfield. Quindi poi quando sono tornato a Milano, insomma, vabbè, volevo rompermi le palle. Comunque arriva... E ho detto, ma che bello è. Questo è proprio reminiscenza da vecchio. Ma che bella vita, ma che bello è. Ti immagini vivere sempre così? Forse non l'apprezzi. Forse ti rompi poi, anche un po' i maroni. La scarsità, ti ricordi? È vero. Vuoi dei messaggi? Certo. Sì.
Beh, dai Fabio, 1000 libri, 20 euro l'uno, 20.000 euro un pomeriggio. Sì. Sì, anch'io, guarda, se ti serve una mano a 5.000 lo faccio io. Fio. Ma la gente pensa che io prendo i soldi dei dalla libri. Dalla gente in fila. Dalla gente. No, ma poi pensa che il libro costa 19 e che io prendo 19, non riprenderò neanche un euro di quel libro lì. No, intanto stai calmo. No, non prendo, non si arriva no, all'euro. Certo. L'autore non arriva all'euro, ma comunque al di là di quello. Certo. Ieri ne ho comprati 14 da regalare, giro 266 euro. E quando l'ho dato ragazzi, ho detto, ma te li fanno pagare, ma non sono tuoi. Ho detto, ma secondo te io entro alla Feltrinelli e dico, scusate, vedi che c'è la mia faccia sopra, ne prendo 20. Stupendo, così. No, fateli urtare. No, alla Mondadori c'è lo sconto urtare. Autore, però ero la Feltrinelli, per cui niente. Fabio, secondo me stamattina il cordice al Feltribulus hanno fatto reazione, ti hanno preso male. Fatto reazione. Sì, sono stanchissimo, sono fatto di stanchezza. Sono fatto di gioia di vivere. Ma che bello questo Fabio innamorato. Della vita. Della vita. Io voglio le stesse sostanze che ha assunto stamattina Fabio. Allora, stamattina se volete vi dico cosa ho preso. Allora, stamattina ho preso mirtilli che aiutano la microcircolazione. Ma mirtilli freschi o... Sì, mirtilli freschi che mi fa male, se no mi fa male che le gambe. Che non è stagione, è la ragazzi, cosa più insostenibile no, del lo mondo. So, sì, di fatti costava anche tipo 100 euro l'uno. Comunque ragazzi, quando siete stanchi, le gambe, quello che mirtilli, sì. Microcircolazione. Succo di mirtilli. Esatto, quindi mirtilli. Poi. Ho buttato dentro anche una banana perché. Potassi. No, perché l'ho vista marrone, ho detto se non la mangio oggi. Sai che io vado a volte anche con New York con dentro quattro uova nella valigia perché mi scoccia buttare via le quattro uova in valigia. Sì, perché dico se c'è qua quattro uova, quanto sto via? Vedo che scadono, le porto via la banana. Io parto con dei sacchetti. Ma si conservano. Sì, non riesco a buttare via la roba da mangiare. Vabbè, comunque, ho buttato dentro anche la banana. Poi. Ho buttato dentro un misurino di proteine in polvere che mi serviva. Che male non fa? Esatto, poi ci metto una manciatina di quelle crusche al Brain, e così dopo due per minuti andare. Sono già in bagno, un po' di latte d'avena, forse la cannella, l'ho bevuto e poi ragazzi, a voi vi capita, cari ascoltatori, che mettete sulla moca e a un certo punto vi scappa ad andare in bagno, certo. E vi scappa a metà, sì. Tra quando sì. Il caffè verrà su, quindi non sai se spegnerlo e andare, o dici, ce la faccio in tempo a farla mentre viene su, quindi abbasso. Che proprio si vede quel blu del gas, sì. Perché se no non ce la faccio a volte. Esatto. E stacca i beni. Vuoi mettere quella cosa là? Maurizio, abbiamo già parlato tanto. Oggi è così, vacanze, dai, non, basta. Mai, letture. Mi imbarca lì a lei, come diceva Nicola Savino. Lo facciamo dopo? Ma perché? Da quando è qua io ho voce in capitolo su questo? No, perché una ragazza ha scritto stamattina, ha scritto, che secondo me non so se era per il trio per noi, perché erano neanche le 9. Però ha scritto, ieri nell'andare a fare gli acquisti di Natale ho incontrato il mio ex, è da ieri che ci penso, non pensavo che di essere ancora così coinvolta. E cita il film di De Niro con Meryl Streep. Credo che sia Innamorarsi, l'ha detto, sì, come quel film di De Niro. Ma loro due non erano due ex. Ma? I due ex che si incontrano sono le storie di nove donne, lì come si chiama? Nove vite da donna. Nove vite da donna. Okay. Questa, senti. In realtà non faccio che pensare a te. Alle cose che abbiamo fatto, che ci sono capitate. Alle persone che eravamo. Per un po' è stato bellissimo, non è vero? È stato stupendo dall'inizio alla fine. Credo che dovremmo parlare d'altro se vogliamo parlare. E di cosa? Nel tempo abbiamo già parlato. E tuo marito come si chiama? Se ora pronunciassi il suo nome, credo che mi sentirei molto combattuta. E magari è una bella sensazione a 21 anni, ma ora come ora. Lasciamo stare il passato, ok? 5 minuti con te ed è come se tutta la mia vita fosse frutto della mia immaginazione. Non lo so. No, non lo sai. No, non lo sai. Ok. Tu sei solo quella fottuta cosa che continua a divorarmi dentro. Non puoi presentarti davanti a me, dopo 2 secoli, sposato, e dirmi che pensi ancora a me. Non lo puoi fare. Perché no? Ami tua moglie? Sì, certo, e tu ami tuo marito, ma qui è diverso. In che senso? Qui si tratta di noi. Di noi, Damian e Diana. Di quello che saremo sempre. Niente potrà cambiare le cose. Tanto vale che lo accetti. Lo sai che è così.
Questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Guarda, io a volte sono d'accordo con gli ascoltatori, a volte no. Ma su questo messaggio mi trovi, come si dice, mi trovi d'accordo su tutto. C'è un modo tuo che hai studiato per dire sono, ci sono dentro al 100%, non lo so. Comunque mi sfondi una porta aperta e mi trovi d'accordo con tutto. Guarda, piove sul bagno. Messaggio di Fabrizio, il programma più bello del mondo. Grazie Fabrizio. Alla faccia. Mi trovi pienamente d'accordo. Ti metto un messaggio. Sì, cosa dice? Fabio, Simple Life, ricordi in bianco e nero, adesso c'è un palazzo, un albergo di una nota catena, saranno 20 piani. Ma veramente? Lì a Cotao? Al posto del Simple Life. No, c'è sulla spiaggia! Non solo c'è un hotel, ma è una nota catena ed è un palazzo di 20. No, era una, era una capannetta. Sei stato, e dietro questa capannetta c'erano tutti i bungalow dove noi dormivamo, ma erano fatti quei pali che tu vedevi fuori perché erano attaccati uno all'altro. Lo sai per le tue avventure proprio? E lì è dove è venuto il ragazzo australiano. Il ragazzo australiano che mi disse: I wanna fuck you all night. Che io ho messo l'armadio davanti alla porta. Paura. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Comunque, niente, questo ragazzone che incontrai a Koh Tao sulla spiaggia insieme ad altra gente, australiano, bello, ma bello, sembrava Ridge di Beautiful. Facciamo gruppetto il pomeriggio, gente che non va a fare le immersioni, no? Le fumi, chiacchi, fa il bagno, la cannettina, le risate. A un certo punto lui, la ridico velocemente, io dimentico la mia maglietta in spiaggia, perché tanto lì dormivo più o meno. La sera a cena lui si presenta tutto attillato, perché io avevo la maglietta un po' larga, su di lui era attillatissima. Si è messo la mia maglietta, è venuto con quello scherzando, no? Mi ha detto: poi se vuoi te la ridò. Io ho detto: ma te la regalo. Ho detto: tanto me l'aveva regalata anche comunque a me. Queste sono molestie, però. Esatto. Adesso cioè, poi ride, passeggiamo sulla spiaggia, ok? E lui a fianco a me, io con le mie gambette a X, tutto sfigato. A parte così. Dove sei andato sulla spiaggia da solo a passeggiare? No, per tornare a casa. Tu lo fai andare. Lui mi ha detto: vado anch'io da quella parte, ti accompagno. Io, ovviamente, adesso lo dico. Sono cose che non si possono più dire, ma immaginatevi quegli anni là. Cioè, dentro di me io ero bresciano, di Brescia, e dicevo: cazzo, non farti accompagnare a casa da questo qua, questo te lo vuole buttare, capito? Ed altra voce mi diceva, che era perché ormai vivevo a Milano, Fabio, non fare quello lì di Brescia, di provincia, con la mente chiusa. Omofobo, cioè gay, non gay. Che cosa vuol dire? Cioè non essere, non avere pregiudizi. Certo. Fabio, figa, non fare quello. Vabbè, dentro la voce dei miei amici: digli che ti piace la figa. No. Allora passeggio, mentre passeggio con le mie gambette X, lui bello, una statua. Mi immagino Jason Momoa. Esatto, immaginate questa scena. Lui, io sono un 80, lui sarà stato quasi 2 metri. Comunque le mie gambettine, tra l'altro io ero quello più vicino al mare, quindi ero anche un po' in discesa. E claudicante. Sul bagnasciuga ero ancora più piccolo. Lui mentre passeggiamo, io mi fermo, entro in un bar a bere prendo una bottiglia d'acqua e lui entra con me e io dentro di me dico: pensano tutti che stiamo insieme, però io dico: Fabio, non potevi chiedere aiuto? Aspetta Fabio, non fare quello di provincia, che anche a gente che non conosce devi far sapere che sei dietro. Ma cosa c'entra? Ma le persone non sono la loro sensualità. Vabbè, niente, questi mi guardavano un po', sorrisi, non capiva. Vado verso il mio bungalow e lui mi mette la mano sulla spalla, cioè mi abbraccia. Boia. E io e lì la voce dice: però figa, sarai anche di Brescia, che devi fare il moderno, ma questo ti sta toccando. E io dico: vabbè dai, in amicizia, sai, anch'io ogni tanto prendo a braccetto i miei amici. E mi dice la frase: I wanna fuck you all night. Non so più che me la ma traduco. Era il titolo di una canzone. No, lui mi ha detto: I wanna fuck you all night. Io non parlavo benissimo inglese, avevo avuto 25 anni. E io mi ricordo che mi sono fermato e ho detto: cos'è che vuol fare tutta la notte? What? E lui mi ha detto: I wanna fuck you all night, cioè ti voglio fare tutta la notte. Lui ha visto fare l'amore. No, proprio ciapare nel chilo, come si dice a Brescia. Allora a un certo punto io lo guardo con questo affare un po' e sento dentro la voce: dici che ti piace la figa. E dico: no Fabio di Brescia, ma le molestie non hanno, ormai vivi a Milano sessuale. Lavori a Radio Capital, sei un ragazzo, stai, scrivi libri in lui, non essere così coi pregiudizi. E lui a un certo punto, vedendo la paura, probabilmente sembravo Spank quando gli venivano gli occhi pieni di occhi, col gocciolone. Io lo guardo così e lui mi dice: no, I'm sorry, mi dice, scusami,
I want you to fuck me all night. E te... Cioè, sei tu che mi devi fare. E io lo guardo e dico, no, no, ma è uguale. Cioè, nel senso, non sono proprio, è proprio l'articolo che non mi interessa, anche se lo giri dall'altra parte, non mi interessa, capito? Però cambia un però po'. Però certo, sarebbe stato situazione. Meno violento. Sì, ma no, mi immagino, era troppo alto, mi immaginavo in punta di piedi, mi faceva i polpacci. Comunque, io vado nel mio bungalow, lui l'avevo visto bello acceso. Vabbè, ma ormai gli avevi detto questo no. È grosso. Sono entrato nel mio bungalow che sembrava la prima delle tre capanne dei porcellini. Che lui faceva tipo soffierò e veniva soffierò e veniva giù tutto. Ho detto, cazzo ragazzi, qua un po' così, perché poi era tutto, sai, lì e poi è tutto buio, la sera lì è buio, ci sono i lampioni. Lo sapevo, dovevo prendere la casa di mattoni. Ascolta, ma dov'è il terzo porcellino? Dov'è che è la reception del terzo porcellino? Niente, ma sposto questo armadietto di merda, che anche quello l'avrebbe buttato giù. Certo. Ovviamente a ogni rumore, tacchi, mi svegliavo di notte, dicevo, figa! Come quando ho incontrato la tedesca in Messico, che certo. Vabbè, questa è un'altra storia ancora. Vabbè. Niente, alla fine ho visto che c'era anche un geco, ho ancora la foto, pensate, un geco stava stoccando come un coccodrillo e mi sono messo lì a fianco a lui sul soffitto. Ho detto, oh, facciamo finta che siamo fratelli. Comunque, ora si ride e si scherza. Adesso, per però, esercizzare, sì. Ma ti sei cacato addosso. Sì. Te lo vedo. Sì, sì. Forse anche per quello che lui ha mollato l'interesse. Ha sentito che qualcosa non andava. Vabbè, comunque scusatemi, voglio dire solo, perché sì. Oggi va così, dai, aspetta un secondo. Vai. No, voglio dire una cosa, una volta in Messico vado in questo posto, sull'autobus, ve l'ho già raccontato, sull'autobus incontro questa ragazza tedesca bella, bionda, e le do una cuffietta del mio CD, avevo il CD portatile, sai. È il tempo del lei mail. Prende la cuffietta, io non parlavo inglese, spagnolo, non parlavo niente, ok? Tutto così. Metto la cuffietta, lei mi guarda, scendiamo vicino a Tulum, e lei mi dice in inglese, do you wanna share a room? Vuoi dividere la stanza, certo, per pagare meno? Io che venivo da che la vita non mi aveva regalato niente, che erano solo inculate, quando qualcuno ti offriva qualcosa c'era un'inculata, quindi io ho vissuto, ancora adesso sono così, io vivo sempre col sasso in tasca, come dice Gianluca, no? Sì. C'è sempre il sasso in tasca, ma mi sei figlio di nissi. Quindi io vado in camera con questa e dico, quindi accetti. Beh, certo, ma pure bella, quindi figurati, una bella tedesca bella che vede me, che vuol dormire con me nella stanza, non nel letto, nella stanza. C'è del marcio. Qua ho detto, stanotte appena mi addormento, dalla finestra entra il fidanzato, mi danno quattro randellate e mi portano via tutto. Senza fidanzate, randellate. Lei a un certo punto tira fuori il rullino delle macchine fotografiche, sai che c'erano, sì, i rullini grigi, certo, così, tira fuori pieno di ganja. Mi ha detto, tu fumi? Io ho detto, cioè, sì. E io dico dentro di mia mente, fumo, cazzo, mi vogliono stordire, hai capito? Adesso lo... sì. Mi vogliono stordire, certo, mi vogliono stordire, non è possibile che la vita mi stia dando tutta questa roba qua, una figa, mi porta da fumare, dividi alla... No. Mi sono messo il marsupio intorno al polso e l'ho tenuto sotto il cuscino, ho dormito tutta la notte così. Ogni tic, wow, mi alzai, wow, figa. Niente, due giorni, al terzo abbiamo fatto l'amore, ma io i primi due giorni che lei ne voleva, io talmente non mi fidavo, e lì ho detto, vedi com'è la vita, se tu non sono mica scemo. Quando me ne sono andato col pullman, lei piangeva alla stazione. Capito? E io dicevo, senza sapere. E io dicevo, secondo me è la prossima volta alla stazione. Lei, adesso che mi sono fidato, abbiamo anche scovato, sì, tutto, mi fregherà. Niente, non riuscivo a mollare il sasso in tasca. Scusate. Tutto. Dovevamo fare il momento elettronico. Il momento Adriana dovevamo fare. Niente. Vabbè, ma dai, ragazzi, oggi va così, a festa. Il volo del mattino è anche in podcast. On demand, dove vuoi, quando vuoi. Salutiamo Lino, appunto, salutarci, faccio anche gli auguri, che passava di qui. Bello, sta bene col maglione verde, sta bene col verde. Fa spogliatoio. È arrivato il nostro direttore, Maurizio. È un bel direttore. Oddio, vabbè, ho rovinato tutta la puntata con le mie storie, che avevamo tutti i nostri tempi. Vabbè, sentiamo non un po'. Non è rovinata. No, e comunque sarà un caso, ma ogni volta che fate un puntatone mi mettete i Pink Floyd. Quindi metteteli più spesso. Certo. Perché io quando so che ho i Pink Floyd, sì, mi sento a casa, perché sono proprio il mio gruppo, no? Esatto. Che bella puntata natalizia, Fabio. Grazie per le tue perle, grazie mille. Senza storie di famiglia. Buongiorno ragazzi, allora volevo dire due cose. La prima, Fabio è ovviamente sudicio.
La seconda è: che bella puntata natalizia, che bell'argomento. Vedi? Natalizio. Bello. Buone feste, eh? Poi vi avevo raccontato anche, vedi qua ragazzi, dice, ma quella della brasiliana è la mia preferita, la brasiliana in spiaggia. Brasiliana in spiaggia. In spiaggia, passeggio, e lei è in spiaggia col trolley, poverina, se lo trascina nella sabbia. Sì. La, io vado da una parte, lei dall'altra, una dea. Sì. Era Giselle Buncher. Era, Chi? Era Giselle, Buncher. Dai, era modella, vabbè, insomma, una delle modelle brasiliane. Un angelo caduto dal cielo. Esatto. Che cammina in spiaggia e si trascina, e le ruote non girano, le ruote. Certo. E così, e io vado avanti un po', a un certo punto ovviamente mi giro, certo, si gira anche lei, sa cosa avrà visto, perché io vado, e quindi torno indietro, e lei mi ha detto, sto andando, non so dove, cioè nel senso, aveva finito era uscito dal suo albergo, e io gli ho detto, guarda, nella mia stanza sono due lettini, se vuoi stai nell'altro. Lei si è fidata, è venuta lì così. Va. È venuta lì, infatti ho detto, o vorrà dei soldi. Era una puzza di bruciato. Ho detto, o vorrà dei soldi o entrerà qualcuno. Ma siccome avevo appena avuto il segnale divino, che? Di quel, divino quel giorno, nel senso del divino che avevo bevuto. No, vi ricordate quando abbiamo raccontato delle cose che succedono nella vita? Ma recentemente? No, tantissimi anni fa. Ma com'è, come non è? Ricordate che abbiamo fatto la rubrica, certo, com'è, come non, certo, è? Certo. Che io a un certo punto in spiaggia, nudo, sì, nudo, in un angolo da solo della spiaggia, dico, ma quanto mi sono addormentato perché avevo fumato. Ma perché no? Questo è il comune denominatore di tutte le tue storie. Beh, io fumavo, e che devo fare? Ero giovane. Fumavo, a un certo punto mi addormento, perché altro sono, sì, collassato probabilmente alle 2 del pomeriggio. Sì. Mi apro gli occhi e dico, ma avrò dormito 10 minuti o 6 ore? Ma che ore sono? Ma che ne so? Allora mettevo il bastoncino, perché io pensavo che col bastoncino, l'ombra del bastoncino come l'orologio, proprio da sera a dire, non facevi, si capiva. No, faceva le 6 del pomeriggio, era impossibile. Allora ho detto, non lo so, mi giro e su un ramo, l'ho già raccontato, che arrivava da fuori, c'era un orologio che qualcuno avrà messo lì per farsi il bagno e l'aveva dimenticato. E te invece ti eri fatto la meridiana. E io mi ero fatto la meridiana da sole così. E invece poi mi sono fatto la brasiliana, che è anche brutto da dire, però insomma siamo stati insieme 2 o 3 giorni. Ah, pensavo 2 o 3 anni. E questo porterebbe al tema di questa mattina, Viola, prima che siamo andati in onda, che ci hai chiesto di docce, sì, bidet, roba, sì, del genere. Lei mi ricordo che lei mi disse, cosa? Lei tutte le volte prima di fare l'amore mi diceva sempre, tutti vai, facciamo la vai, doccia, e ci troviamo qua in casa. Certo. Cioè, capito? Io, certo, io ho detto, sì, però tu non usare il sapone. Io ho detto, fai solo la doccia. Già, ma smettila. No, ma è quando tu sei... siamo diventati subito così... No, perché è bello sentire il profumo della, sì, pelle di una donna, no? Del ho collo. Altri messaggi. No, non c'è tempo. Ma come? Così? Dai, uno. Allora. Fabio, ho 50 euro. Fossi in te... la chiuderei qui, può solo calare. No. Vabbè, tanto è finita. Comunque. Qualcuno dice, ma non è che invece erano tutti brutti e maschi, ma io li vedevo belle, era tutto fatto. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Anche perché non possiamo leggervi le cose dell'universo tutti i giorni e fare il post su Instagram di Maurizio. Ho 1000 messaggi e non c'è vai, tempo. Vai, eh, vai, 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 vai. Ciao ragazzi, sono arrivato tardi, qualcuno mi può fare il riassunto? Sì, abbiamo voluto dire che diciamo, gli scrittori esistenzialisti francesi abbiamo parlato di Sartre. Abbiamo parlato di Sartre, che diceva questa cosa incredibile. Ho 1000 messaggi, vai, 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 vai. Sì, ma il palazzo di 20 piani della nota catena è di proprietà della signora Calatara, che ti ha venduto la gancia. Quindi l'hai messo te il seme. Tra l'altro posso dire una cosa, vai. In Thailandia, che è tantissimo che non ci vado, da quegli anni non sono più andato, esiste il visto pensione a 50 anni scatta, cioè se tu hai 50 anni, sì, quindi io ne ho 51, puoi stare là un anno. Ma chi va in pensione a 50 anni? No, ma chi va in pensione, però tu volendo loro ti accolgono come 50enne e puoi stare un anno, non i 2 mesi. Maurizio, quanti anni hai tu? 48? 47? Il 48 è del 79. Scusami, ancora 6 anni per andare in pensione in Thailandia. Prendetelo voi e crofici. Ciao. Radio DJ, la trovi anche in podcast.